YDX è l'exchange decentralizzato leader nel trading di perpetui, che sono contratti che non hanno una scadenza e che ti permettono sia di andare long che di andare short e soprattutto di utilizzare la leva. In questo video voglio darti una panoramica di che cos'è e di come funziona questo exchange decentralizzato, ma soprattutto voglio focalizzarmi sul token DYDX per capire se può aver senso o meno detenerlo nel mio portafoglio. Inoltre ti porterò una serie di dati molto interessanti per quanto riguarda questo exchange. Faccio un piccolo disclaimer: tutto quello che sentirai sono frutto delle mie ricerche e non sono consigli finanziari. Cos'è e come funziona? Questo è l'exchange decentralizzato leader per quanto riguarda i contratti perpetui, ossia i perpetual contracts. Funziona tramite degli smart contract e al momento gira sulla rete Ethereum, o meglio utilizza un layer 2, che è layer 2 di Starkware, che però non andremo ad approfondire in questo video, e anzi, se vuoi approfondirlo, ti lascio il link della nostra analisi in descrizione. I traders su questa piattaforma possono fare trading con delle commissioni veramente, veramente risicate, che adesso andiamo a vedere. È una caratteristica dei contratti perpetui è quella appunto di utilizzare la leva, cioè di amplificare le proprie vincite o le proprie perdite fino a un massimo di 20 volte. Una veloce panoramica di questo exchange decentralizzato che si presenta in questa maniera, quindi con il classico order book di ogni exchange, con la possibilità di inserire degli ordini sia market sia limit, ma anche stop limit e anche stop market. Non voglio approfondire questi tipi di ordini in questo video, ma se sei interessato all'argomento fammelo sapere nei commenti che preparerò un video riguardo. DYDX funziona come un classico exchange dove c'è un order book, quindi dove le persone possono inserire i propri ordini sia di acquisto che di vendita, e l'exchange fa profitto andando ad applicare una piccola commissione sia quando l'utente compra sia quando l'utente vende. Una funzionalità secondo me interessante, dato che stiamo parlando comunque di un exchange decentralizzato, è il fatto di poter inserire la propria mail e ricevere delle notifiche sui propri trade. Inoltre ti permette di partecipare a delle competizioni dove ci sono in palio dei montepremi, e se sei un trader diciamo parecchio accanito puoi partecipare a queste competizioni. L'unico requisito è di avere almeno 100 token di DYDX. Un'altra funzione interessante di questo exchange decentralizzato è il fatto che ti dà delle ricompense in base alle commissioni di trading che hai pagato. Quindi diciamo che se tu paghi un tot di commissioni, qualcosa ogni mese ti ritorna indietro. Quindi all'incirca 2.876.000 token di DYDX verranno distribuiti ogni epoca, quindi ogni 28 giorni, a tutti i trader che hanno utilizzato questo exchange. L'obiettivo è quello di mantenere i clienti sulla propria piattaforma e anche chiaramente attirare nuovi clienti. Ma finalmente vediamo a cosa serve effettivamente il token di DYDX. Diciamo, il vantaggio principale di detenere il token di DYDX è quello di avere una scontistica sulle commissioni di trading. Chiaramente più token si detengono, più la scontistica andrà ad aumentare secondo la seguente tabella. Come puoi vedere, è suddivisa a scaglioni e si parte da un minimo del 3% di sconto e si può arrivare fino a un massimo del 50% di sconto sulle commissioni di trading. Come vedi, le commissioni per i maker sono leggermente inferiori rispetto ai taker, perché il maker è sostanzialmente un ordine che va ad inserirsi all'interno dell'order book, mentre il taker è un ordine, chiamiamolo a mercato, che va a togliere ordini dall'order book. Comunque, una cosa secondo me fighissima è il fatto che fino a 100.000 dollari non si pagano commissioni di trading su DYDX. È importante sapere che anche quando tu piazzi un ordine e va nell'order book, se questo non viene fillato, tu non paghi nessuna commissione. Lo puoi annullare in qualsiasi momento gratuitamente. E paghi chiaramente la commissione solo se l'ordine ti viene fillato. La seconda utilità del token DYDX è il fatto di poter essere messo in staking e quindi guadagnare una ricompensa. Al momento non so come mai dal sito ufficiale l'APR, quindi l'interesse annualizzato dello staking, non viene visualizzato, quindi noi vediamo 0%, ma su Dune Analytics, che vediamo più avanti, sono riuscito a trovare l'interesse annualizzato che dovrebbe aggirarsi intorno al 13-14%. Mettendo in staking il token DYDX si hanno anche dei maggiori benefici per quanto riguarda i referral link, perché devi sapere che su questo exchange puoi creare il tuo referral link, darlo ai tuoi amici, quindi a te non costa assolutamente nulla. Hai semplicemente un ritorno derivante dalle loro commissioni di trading. Tra l'altro, se vuoi utilizzare questo exchange, ti lascio il nostro referral link in descrizione. Diciamo che a te non costa nulla, ma è un modo gratuito per sostenere il nostro canale. Comunque si parte da un minimo del 20% delle commissioni di trading e si può arrivare fino a un massimo del 40%. Infine, l'ultima utilità del token DYDX è quella di poter partecipare alla governance, quindi proporre e votare a favore o contro alle modifiche del protocollo. Come puoi vedere in questa scheda,
schermata. Per ora sono state votate 17 proposte e chiunque mette in staking il token di YDX può partecipare alla governance. Ti ricordo che un token equivale a un voto. Più token si hanno, più il proprio potere di voto aumenta. Il team. Il fondatore Antonio Giuliano, programmatore esperto che ha lavorato sia per Uber sia per MongoDB ma anche per Coinbase. La società che sta dietro ad YDX si chiama YDX Trading Inc., è sostanzialmente una società per profit che ha sede a San Francisco, in California, e al momento conta 62 dipendenti. L'obiettivo comunque è quello di diventare decentralizzato al 100%, quindi hanno creato l'anno scorso la fondazione YDX che sostanzialmente si occupa di tutta la parte legale, marketing, eccetera, con l'obiettivo nella versione 4, che dovrebbe arrivare tra qualche mese, ve lo spiego nei prossimi capitoli, dovrebbero portare a decentralizzare completamente il protocollo. La tokenomics. Siamo arrivati, diciamo, al cuore, alla parte fondamentale di ogni progetto cripto, ossia l'economia della moneta. Devi sapere che al momento esistono un massimo di 1 miliardo di token di YDX. Il token è stato lanciato il 3 agosto del 2021 e l'allocazione è stata divisa nella seguente maniera. 250 milioni, corrispondenti al 25%, verranno ridistribuiti a tutti gli utilizzatori dell'exchange di YDX. Il 7.5% è stato dato come airdrop ai primi utilizzatori di questo exchange. Il 5% verrà data a chi fornirà liquidità, 5% utilizzato come tesoreria della community, un 27.7% agli investitori, un 15.3% ai dipendenti e alla società stessa e un altro 7% destinato ai pagamenti futuri dei dipendenti. Teoricamente il 14 luglio del 2026 tutti i YDX token dovrebbero essere in circolo. Questa secondo me è l'immagine più importante da tenere veramente in considerazione. Devi sapere che al momento quasi l'80% di tutti i token di YDX non sono in circolo, quindi non sono ancora stati messi nel mercato. Come puoi notare, da febbraio-marzo del 2023 si sbloccheranno diversi centinaia di milioni di token dei dipendenti, degli investitori e della società stessa, quindi molto probabilmente ci potremo aspettare una pressione di vendita ribassista molto molto importante nei mesi a venire. E questa è sicuramente una cosa da tenere in considerazione. Ecosistema e potenziale. Il cambiamento più importante che sta per affrontare questo exchange è il fatto di migrare dalla blockchain di Ethereum sulla blockchain Cosmos e creare la propria blockchain. Quindi la versione 4 di YDX sarà costruita proprio utilizzando Cosmos SDK e utilizzerà Tendermint come meccanismo di consenso. Senza entrare nei tecnicismi, il vantaggio più grande di migrare e di costruire la propria blockchain su Cosmos è il fatto di avere, diciamo, le proprie regole, il proprio set di validatori, ma comunque soprattutto di avere una scalabilità e una maggiore personalizzazione per quanto riguarda l'exchange stesso. Su Cosmos dovrebbero riuscire a risolvere tutti i problemi e dovrebbero riuscire a decentralizzare ancora di più il progetto. Per il momento gli step per migrare su Cosmos sono 5, hanno finito, diciamo, la milestone, quindi la pietra miliare, l'obiettivo numero 2, ne mancano ancora 3, ma diciamo che sono sulla buona strada per poter fare questo spostamento. Comunque, se vuoi approfondire il tutto, trovi maggiori dettagli nell'analisi scritta che abbiamo fatto sul nostro sito www.malatidicrypto.it. Inoltre hanno introdotto lo swap mode, diciamo che è un'interfaccia più familiare per poter appunto scambiare questi contratti perpetui tra diverse cripto in maniera molto più facile. E infine da un paio di mesi hanno stretto una collaborazione con Banxa, che è un, diciamo, un ponte tra il mondo euro, il mondo fiat e il mondo delle criptovalute. In questa maniera chiunque può convertire i propri euro per comprare USDC e quindi iniziare ad utilizzare l'exchange in maniera veloce e semplice. Salute del network. Nelle ultime 24 ore i volumi di scambi sono stati superiori ai 500 milioni di dollari con un open interest, quindi posizioni aperte nelle ultime 24 ore, di poco inferiore ai 300 milioni. Sono stati effettuati oltre 130.000 trade solo nelle ultime 24 ore. I token in staking sono circa 39 milioni, corrispondente al 28% di tutti i token in circolazione. L'interesse analizzato dello staking si aggira intorno al 13% all'anno. Un dato molto positivo secondo me è il numero degli utenti che, come puoi notare, è in continuo e costante aumento giorno dopo giorno. Sono stati superati 90.000 utenti in totale. Il protocollo come revenue genera all'incirca tra i 6 e gli 8 milioni ogni mese e questo può comunque sembrare un dato positivo inizialmente, anche se dobbiamo sempre considerare quanto effettivamente poi un protocollo generi revenue rispetto ai token che va a emettere. Quindi al momento il protocollo perde di netto sui 2 milioni di dollari.
Questo non lo vedo come un problema enorme, nel senso che è un modello di business di tantissimi altri protocolli che danno tanti incentivi per poter utilizzare la propria piattaforma. Teoricamente, se riescono a raggiungere un grandissimo numero di utenti, inizieranno a fare profit mese dopo mese. Questo è un modello di business che funziona anche per tutte le startup nel mondo tradizionale. Comunque, se guardiamo le metriche, soprattutto dopo il crollo di FTX, sono tutte in verde, quindi sono tutte positive. Il giudizio finale. Secondo me DYDX è un progetto molto molto interessante, molto utile, con un'interfaccia secondo me semplice e delle funzionalità avanzate molto interessanti. Sono proprio curioso di vedere se cambiando la blockchain, quindi passando dalla blockchain di Ethereum alla blockchain Cosmos, gli utenti rimarranno gli stessi o aumenteranno o diminuiranno. Questo non c'è dato da sapere. Sono proprio curioso appunto di vedere poi nei prossimi mesi come questo progetto evolverà. A livello invece di investimento non sono interessato a detenere il token DYDX per il semplice fatto che al momento quasi l'80% di tutti i token sono ancora bloccati, devono quindi essere immessi nel mercato nei prossimi anni e per mia esperienza quando un quantitativo così enorme di token deve essere ancora immesso nel mercato, il token è difficile che performi particolarmente bene per il fatto che moltissime persone, degli investitori iniziali ad esempio, sono incentivati comunque a vendere il token a mercato e ricavarne dei profitti. Un altro problema, diciamo, legato direttamente al token è il fatto che non catturi valore. È vero che può essere messo in staking e ci viene riconosciuta una percentuale all'anno, ma il token non cattura le fee generate dal protocollo. Tutte le fee vengono al momento catturate dalla DYDX Trading Inc., che è la società che vi ho spiegato nel capitolo legato al team. È anche vero però che quando ci sarà lo switch sulla blockchain Cosmos, questa cosa qua non avverrà più. Perché l'obiettivo, come ti ho spiegato, è quello di decentralizzare il protocollo e quindi quell'entità centralizzata non esisterà più. E sono curioso di vedere se poi tramite delle proposte di governance la community voterà per dare ancora più utilità al token di YDX e fargli catturare una porzione delle fee che genera appunto l'exchange. Quindi diciamo che al momento questo token lo vedo proprio per le balene che hanno un quantitativo di trading enorme e quindi hanno necessità di avere delle scontistiche importanti sulle commissioni di trading appunto. Diciamo che al momento nel token di YDX per noi piccolini non vedo tutto questo valore. Lasciate un like al video se l'analisi è stata di vostro gradimento, fatemi sapere nei commenti se voi utilizzate DYDX, ma soprattutto se detenete il token e se avete dei progetti interessanti che volete approfondire, fatemelo sapere nei commenti che nelle prossime settimane prepariamo delle analisi per voi. Per oggi è tutto, ciao malati di cripto, alla prossima!